Insieme con quella risoluzione, i decurioni ne avevano presa un'altra, di chiedere al cardinale arcivescovo che si facesse una processione solenne, portando per la città il corpo di San Carlo. Il buon prelato rifiutò per molte ragioni. Gli dispiaceva quella fiducia in un mezzo arbitrario e temeva che, se l'effetto non avesse corrisposto come pure temeva, la fiducia si cambiasse in scandalo. Temeva di più che, se pur c'era di questi untori, la processione fosse un'occasione troppo comoda al delitto. Se non c'era, il radunarsi tanta gente non poteva che espandere sempre più il contagio. Pericolo ben più reale. Si unguenta scelerata et untorex in urbe essent, si non essent certiusque ad eo malum, Ripamonti. Che il sospetto subito delle unzioni si era intanto ridestato, più generale e più furioso di prima. S'era visto di nuovo, o questa volta era parso di vedere, unte, muraglie, porte d'edifici pubblici, usci di case, martelli. Le nuove di tali scoperte volavano di bocca in bocca e, come accade più che mai quando gli animi sono preoccupati, il sentire faceva l'effetto del vedere. Gli animi, sempre più amareggiati dalla presenza dei mali, irritati dall'insistenza del pericolo, abbracciavano più volentieri quella credenza che la collera aspira a punire. E come osservò acutamente, a questo stesso proposito un uomo d'ingegno, le piace più attribuire i mali a una perversità umana contro cui possa fare le sue vendette che di riconoscerli da una causa con la quale non ci sia altro da fare che rassegnarsi. Un veleno squisito, istantaneo, penetrantissimo, erano parole più che bastanti a spiegare la violenza e tutti gli accidenti più oscuri e disordinati del morbo. Si diceva composto quel veleno di rospi, di serpenti, di bava e di materia d'appestati, di peggio di tutto ciò che selvagge e stravolte fantasie sapessero trovare di sozzo ed atroce. Vi si aggiunsero poi le malie per le quali ogni effetto diveniva possibile. Ogni obiezione perdeva la forza, si scioglieva ogni difficoltà. Se gli effetti non si erano veduti subito dopo quella prima unzione, se ne capiva il perché. Era stato un tentativo sbagliato di benefici ancor novizi. Ora l'arte era perfezionata e le volontà più accanite nell'infernale proposito. Ormai, chi avesse sostenuto ancora che era stata una burla, chi avesse negata l'esistenza di una trama, passava per cieco, per ostinato. Seppur non cadeva in sospetto, d'uomo interessato a stornare davvero l'attenzione del pubblico, di complice, di untore. Il vocabolo fu ben presto comune, solenne, tremendo. Con una tale persuasione che ci fossero untori, se ne doveva scoprire quasi infallibilmente. Tutti gli occhi stavano allerta. Ogni atto poteva dar gelosia e la gelosia diveniva facilmente certezza, la certezza furore. Due fatti ne adduce il Ripamonti in prova. Avvertendo di averli scelti non come i più atroci fra quelli che seguivano giornalmente, ma perché dell'uno e dell'altro era stato purtroppo testimone. Nella chiesa di Sant'Antonio, un giorno di non so quale solennità, un vecchio più che ottuagenario, dopo aver pregato alquanto in ginocchioni, volle mettersi a sedere e prima con la cappa
spolverò la panca. «Quel vecchio! Unge le panche!» gridarono a una voce alcune donne che videro l'atto. La gente che si trovava in chiesa, fu addosso al vecchio. Lo prendono per i capelli, bianchi come erano, lo caricano di pugni e di calci, parte lo tirano, parte lo spingono fuori. Se non lo finirono, fu per istrascinarlo, così, semivivo, alla prigione, ai giudici, alle torture. Io lo vidi mentre lo strascinavano così, dice il Ripamonti, e non ne seppi più altro. Credo bene che non abbia potuto sopravvivere più di qualche momento. L'altro caso eseguì il giorno dopo. Fu ugualmente strano, ma non ugualmente funesto. Tre giovani compagni francesi, un letterato, un pittore, un meccanico, venuti per vedere l'Italia, per studiarvi le antichità e per cercarvi occasione di guadagno. S'erano accostati a non so quale parte esterna del Duomo e stavano lì guardando attentamente. Uno che passa li vede e si ferma. Gli accenna a un altro, ad altri che arrivano. Si formò un crocchio a guardare, a tenere d'occhio coloro che il vestiario, la capigliatura, le bisacce accusavano di stranieri e quel che era peggio di francesi. Come per accettarsi che era marmo, stesero essi la mano a toccare. Bastò. Furono circondati, afferrati, malmenati, spinti a furia di percosse alle carceri. Per buona sorte il palazzo di giustizia è poco lontano dal Duomo e per una sorte ancora più felice furono trovati innocenti e rilasciati. Né tali cose accadevano soltanto in città. La frenesia si era propagata come il contagio. Il viandante che fosse incontrato da dei contadini fuori della strada maestra o che in quella si dondolasse a guardare qui e là o si buttasse giù per riposarsi, lo sconosciuto a cui si trovasse qualcosa di strano, di sospetto nel volto, nel vestito, erano untori. Al primo avviso di chi si fosse, al grido di un ragazzo, si suonava a martello, s'accorreva. Gli infelici erano tempestati di pietre, o presi venivano menati a furia di popolo in prigione. Così il Ripamonti medesimo. E la prigione, fino a un certo tempo, era un porto di salvamento. Buonasera. Si sente? Comincia la nostra serie di tre giornate sul tema del male, un po' una sorta di voglia di rispondere alla finta seduzione di Halloween, e ho invitato a fare un po' da padrino alle attività pomeridiane del nostro teatro Sergio Givone. Sergio Givone è uno dei più importanti filosofi italiani. Io lo conobbi quando preparavo la tesi di laurea perché mi imbattei in molti suoi scritti ed è anche una persona di rara gentilezza che ha accettato subito il nostro invito. Qui cominciamo. Sergio ha scritto un libro, secondo me molto molto importante e anche molto bello, che ci illumina. Ecco, c'è il momento sempre in cui non lo si trova. Ecco, Metafisica della peste, che a me spiace, perché anche a me è capitato di scrivere un libro che mi ha detto sei stato profetico per il Covid. Preferivo non esserlo, sinceramente. Ecco, io volevo partire con Sergio dalla provocazione del Manzoni, questa prima provocazione, e mi veniva in mente un proverbio: gli dèi
confondono la mente di coloro che vogliono mandare in rovina. Questa immediata tendenza a perché comincia a porre il problema della colpa, Manzoni. Però è una colpa che si dà a qualcun altro, è una colpa rifiutata. Ecco, vorrei che si cominciasse un po' a parlare di questo, per cominciare dalla superficie. Sì, cominciamo a parlare della colpa, rifiutata, ma anche della colpa supposta, della colpa immaginata, che non corrisponde a realtà. Cominciamo da questo, come chiamarlo, bisogno, frenesia, la chiama Manzoni, una frenesia che a un certo punto prende tutti. Tutti sono come posseduti da questo bisogno di incolpare, di trovare una causa, una ragione, una responsabilità, una colpa, laddove non c'è nessuna colpa. Che cos'è questo? Verrebbe da chiedere, da dove viene? Sì, forse da Dio che sconvolge il cervello di coloro che ha deciso di perdere. Ci potremmo chiedere se è un atto di indulgenza da parte di Dio o se è un atto di crudeltà. Dio, come Manzoni ricorda, sa anche essere crudele. Lasciamo stare. Certo è che questo bisogno, questa furia, questa frenesia viene da qualche parte, questo sconvolgimento della mente. O è già da sempre lì. Dicendo questo, mi viene quasi naturale echeggiare la grande domanda che ha fatto da punto di riferimento, da stella polare, da origine di ogni riflessione sul male. Unde malum? Da dove viene il male? E se la domanda ancora più stringente, quella che ci obbliga a dare una risposta appena il nostro non capire più niente, fosse un'altra. E cioè non tanto unde malum, da dove viene il male, perché il male è già da sempre lì. Ce lo dice la Bibbia, il Genesi, il serpente era già lì. Chi ce l'abbia messo lì, nessuno lo sa. Ma era nel luogo dove ancora il male non c'è, o meglio, ancora non c'è il male fatto dall'uomo, in cui l'uomo ancora non lo conosce il male, però il male è già lì. Ecco, allora, questo male che è già da sempre lì evoca un'altra domanda, non da dove viene, ma di che cosa è fatto, che cos'è, qual è la consistenza ontologica, diremmo noi filosofi, ma ci siamo capiti, qual è la realtà? La realtà del male, di essere qualcosa o di non essere, ha a che fare con l'essere, con la realtà, o piuttosto con il non essere, con l'irreale, con l'immaginario, con il negativo, con quelle figure della mente fantasmatiche, quelle invenzioni con cui noi copriamo altro male. E quindi reduplichiamo il male stesso. A partire da quello splendido passo manzoniano che abbiamo sentito, verrebbe da dire questa seconda cosa. Manzoni è come ci dicesse, non si preoccupasse di dire da dove viene il bisogno di quelle persone di. Lo dice anche. Viene dal fatto che trovando qualcuno su cui vendicarsi, si è come sollevati da questo peso. Un sollievo triste, ma pur sempre un sollievo. Ma il punto capitale di quelle righe è un altro. È là dove si dice che il male è essenzialmente legato, non sappiamo che cosa sia, ma è cosa, qualunque cosa essa sia, legata all'inganno, alla menzogna. Sempre nel male c'è qualcosa di ingannevole, sia nei confronti degli altri, quando io voglio ingannare gli altri, sia nei miei confronti, prima ancora, perché sono io
che voglio ingannare me stesso. Nella storia della colonna infame, che come si diceva prima con Luca, andrebbe forse, come del resto Manzoni voleva, pubblicata, andrebbe pubblicata insieme con il romanzo, perché fa parte del romanzo, ma comunque nella storia della colonna infame, che cosa dice Manzoni? Ricordate, mentre questi personaggi sono personaggi umili, poveri, gente del popolo, nella storia della colonna infame abbiamo a che fare con degli intellettuali, anzi con dei principi dell'intelligenza, quali dovrebbero essere i magistrati. Qual è la loro colpa? Videro, queste sono le parole di Manzoni, non le cito con assoluta precisione, ma di questo ci parla, videro quello che non potevano né dovevano vedere e non videro quello che potevano e dovevano vedere. Questa è la ragione per cui quei giudici, ed è questo il male più grande di tutti i mali che ruotano intorno alla vicenda di quei disgraziati, questa è la ragione per cui quei disgraziati vengono mandati all'agonia prima e poi a morte. E la loro casa è distrutta e rimane una colonna fino al secolo scorso. Fino all'Ottocento. È stata abbattuta nell'Ottocento la colonna. Videro quello che non dovevano e non poterono vedere. Non videro quello che potevano. Quindi c'è una responsabilità, non c'è solo un accecamento. Tornando alla frase da cui sei partito, è la responsabilità nonostante tutto. Sarà pur sempre Dio che dementat, che ti fa uscire di senno. Perché lo faccia non sappiamo. Ma alla radice di questo dissennamento ci sei tu. Ci sei tu che vedi quello che non potevi vedere, quindi te lo costruisci a tua immagine e somiglianza, ma tua qui significa a immagine di qualche cosa di demoniaco, di maligno, e non vedi quello che invece dovevi e potevi vedere. Si apre qui. Inganno non solo verso l'altro, ma è un inganno verso se stesso, probabilmente, io credo, perché dobbiamo continuare, poi siccome ho studiato filosofia, no, mi sono ricordato di tutte le ipotesi che ho studiato, ma questo dell'inganno di se stessi non è un danno contingente, perché diventa, come dire, diventa qualcosa che lede la personalità, che lede l'autocoscienza, che lede il modo di pensarsi. Cioè, nel momento in cui io perpetro l'inganno, questo è il danno, è un danno che si rivolge, no? Su di me. Io direi, magari, se Giovanni ci legge il secondo brano, perché così entriamo dentro questo tema. Per alquanti giorni Renzo si tenne in esercizio per sperimentare le sue forze e accrescerle. E appena gli parve di poter far la strada, si dispose a partire. Si mise sotto i panni una cintura con dentro quei 50 scudi che non aveva mai intaccati e dei quali non aveva mai fatto parola, neppure con Bortolo. Prese alcuni altri pochi quattrini che aveva messi da parte giorno per giorno, risparmiando su tutto. Prese sotto il braccio un fagottino di panni. Si mise in tasca un ben servito che s'era fatto fare a buon conto dal secondo padrone, sotto il nome d'Antonio Rivolta. In un taschino dei calzoni si mise un coltellaccio, che era il meno che un galantuomo potesse portare a quei tempi. E s'avviò agli ultimi d'agosto, 3 giorni dopo che Don Rodrigo era stato portato al Lazzaretto.
prese verso Lecco, volendo, per non andare così alla cieca a Milano, passare dal suo paese, dove sperava di trovare Agnese viva, e di cominciare a sapere da lei qualcheduna delle tante cose che si struggeva di sapere. I pochi guariti dalla peste erano, in mezzo al resto della popolazione, veramente come una classe privilegiata. Una gran parte dell'altra gente languiva o moriva, e quelli che erano stati fino allora illesi dal morbo ne vivevano in continuo timore. Alcuni riservati, guardinghi, con passi misurati, con visi sospettosi, con fretta ed esitazione insieme, che tutto poteva essere contro di loro arma di ferita mortale. Quegli altri, all'opposto, sicuri a un dipresso del fatto loro, giacché aver due volte la peste era caso piuttosto prodigioso che raro. Giravano per mezzo al contagio franchi e risoluti, come i cavalieri d'un'epoca del Medioevo, ferrati fin dove ferro ci poteva stare e sopra palafreni accomodati anch'essi per quanto era fattibile in quella maniera. Andavano a zonzo, donde quella loro gloriosa denominazione d'erranti, a zonzo e all'avventura. In mezzo a una povera marmaglia pedestre di cittadini e di villani che per ribattere e ammortire i colpi non avevano indosso altro che cenci. Bello, savio ed utile mestiere. Mestiere proprio da far la prima figura in un trattato d'economia politica. Con una tale sicurezza, temperata però dalle inquietudini che il lettore sa, e contristata dallo spettacolo frequente, dal pensiero incessante della calamità comune, andava Renzo verso casa sua, sotto un bel cielo e per un bel paese, ma non incontrando, dopo lunghi tratti di tristissima solitudine, se non qualche ombra vagante, piuttosto che persona viva, o cadaveri portati alla fossa, senza onor d'esequie, senza canto, senza accompagnamento. A mezzo circa della giornata si fermò in un boschetto a mangiare un po' di pane e di companatico che aveva portato con sé. Frutte ne aveva a sua disposizione lungo la strada, anche più del bisogno. Fichi, pesche, susine, mele, quante ne avesse volute. Bastava che entrasse nei campi a coglierne o a raccattarle sotto gli alberi, dove ce n'era come se fosse grandinato, già che l'anno era straordinariamente abbondante di frutte specialmente. E non c'era quasi chi se ne prendesse pensiero. Anche l'uve nascondevano, per dir così, i pampani ed erano lasciate in balia del primo occupante. Verso sera scoprì il suo paese. A quella vista, quantunque ci fosse, si dovesse essere preparato, si sentì dare come una stretta al cuore. Fu assalito in un punto da una folla di rimembranze dolorose e di dolorosi presentimenti. Gli pareva d'aver negli orecchi quei sinistri tocchi a martello che l'avevano come accompagnato, inseguito quando era fuggito da quei luoghi. E insieme sentiva, per dir così, un silenzio di morte che ci regnava attualmente. Un turbamento ancor più forte provò allo sboccare sulla piazzetta davanti alla chiesa, e ancora peggio s'aspettava al termine del cammino, che dove aveva disegnato d'andare a fermarsi era a quella casa che era stato solito altre volte di chiamar la casa di Lucia. Ora non poteva essere tutta più che quella d'Agnese, e la sola grazia che sperava dal cielo era di trovarcela in vita e in salute. E in quella casa si proponeva di chiedere alloggio, congetturando bene che la sua non dovesse essere più abitazione che da topi e da faine. Non volendo farsi vedere, prese per una viottola di fuori,
quella stessa per cui era venuto in buona compagnia quella notte così fatta per sorprendere il curato. A mezzo circa c'era da una parte la vigna, dall'altra la casetta di Renzo, sicché passando potrebbe entrare un momento nell'una e nell'altra a vedere un poco come stesse il fatto suo. Andando, guardava innanzi, ansioso insieme e timoroso di veder qualcheduno, e dopo pochi passi vide, infatti, un uomo in camicia, seduto in terra, con le spalle appoggiate a una siepe di gelsomini, in un'attitudine d'insensato. E a questa, e poi anche alla fisionomia, gli parve di raffigurare quel povero mezzo scemo di Gervaso, che era venuto per secondo testimonio alla sciagurata spedizione. Ma essendogli avvicinato, dovette accertarsi che era invece quel Tonio così sveglio che ce l'aveva condotto. La peste, togliendogli il vigore del corpo insieme della mente, gli aveva svolto in faccia in ogni suo atto un piccolo e velato germe di somiglianza che aveva con l'incantato fratello. «Oh, Tonio!» gli disse Renzo, fermandosegli davanti. «Sei tu?» Tonio alzò gli occhi senza muovere la testa. «Tonio, non mi riconosci?» «A chi la tocca», rispose Tonio, rimanendo poi con la bocca aperta. «L'hai addosso, eh? Povero Tonio, ma non mi riconosci più?» «A chi la tocca? La tocca», replicò quello, con un certo sorriso sciocco. Renzo, vedendo che non ne avrebbe cavato altro, seguitò la sua strada, più contristato. Grazie Giovanni. Allora, qui ci sono, diciamo, c'è un tema introduttivo e poi ce n'è uno enorme. Il tema introduttivo è la paura, quando parla di quelli che non hanno ancora avuto la peste e quindi si muovono con una cautela eccessiva, totalmente impauriti. E dall'altro invece è il grande tema, perché a questi oppone i guariti, no? È interessante come racconti di questi guariti, cioè come della gente, infatti a un certo punto dice come dei cavalieri medievali erranti, cioè che se ne vanno in giro, sicuri di sé ma non sanno perché. E c'è tutta questo tema dell'insensatezza, no? Che arriva poi fino alla figura di Tonio. Ecco, questa mi sembrava una seconda, no? Era un po' il tema, la metamorfosi, cioè il fatto che scompare la faccia, no? O come dice René Girard, appunto la caratteristica della peste che tutti gli autori, gli scrittori, compreso non so, Artaud, adesso mi viene in mente, hanno sempre sottolineato, è proprio questo fatto, no? Che il male è questa cancellazione della personalità, no? Che lì si vede anche in questi guariti, che l'hanno scampata, no? E che se ne vanno in giro allegri ma senza senso. Ecco, mi sembra che qui Manzoni parta, insomma, no? con questo tema terribile, introducendolo con la paura. Ecco, volevo sentire poi da te, dai. Beh, sono due grandi temi che naturalmente hanno a che fare con la peste, non solo con la peste, forse con la nostra condizione umana, la paura e la spersonalizzazione, la paura di fronte al male che incombe, che ci minaccia, che ci colpisce, e poi l'esito di questa vicenda. Il male che ci ha colpito ci ha anche espropriato non solo della salute, a volte della vita, ma cosa che è quella
più paurosa, la più terribile, ci ha espropriati di noi stessi. Ecco, allora incominciamo dalla paura. La descrizione più straordinaria, ma in fondo tutti i grandi pestigrafi, i grandi scrittori di peste hanno saputo descrivere la paura del prima. Penso, ma da Tucidide fino ad Artaud, fino a Camus. Camus, pensate alle pagine, la città che poi è Orano, dove si capisce che qualche cosa di strano sta per accadere, forse qualche cosa di terribile, qualche cosa di inaudito. E allora il sentimento più diffuso qual è? Scappare, salvarsi scappando. La paura acquista quasi il carattere di una fobia ossessiva, ma sia il medico, il dottor Rieu, sia il padre, i due sono i protagonisti del romanzo di Camus, padre Panelou, si rendono conto che bisogna fare i conti con questo sentimento, pena il non venirne fuori, pena l'essere inghiottiti da questo buco nero che è il male che si manifesta nella forma della peste in quella città e la distrugge. Che cosa vuol dire fare i conti con la paura? Vuol dire che dalla peste, dal confronto con il male, non si può sperare di vincerlo scappandone. C'è poco da fare. E perché? Ma perché il richiamo che viene da un evento di questo genere è al fatto che solo partecipando, prendendosi cura, riconoscendo la nostra condizione di contagianti e contagiati, di vittime e carnefici, solo così, solo attraverso un atto di profonda solidarietà è possibile venire fuori dalla pandemia. Solo riconoscendo questa io vengo da i miei nonni da un paese che è stato colpito, Trino Vercellese, ai piedi del Monferrato, molte volte dalla peste. È una cittadina di poche decine di migliaia di abitanti e ha conosciuto spesso la peste, e nella parlata dei trinesi c'è una parola che viene usata a proposito, a sproposito, come noi diciamo accidenti, come noi diciamo qualsiasi altra esclamazione senza senso, e la parola è contagio. Voi andate a Trino Vercellese e questi, io sono capace di riconoscere un mio concittadino di Trino in giro per il mondo se lo sento dire, come mi è capitato, contagio, che vuol dire tutto, vuol dire accidenti, ma allora cosa mi devo aspettare? E adesso cosa facciamo? E così via. Perché questa parola è diventata così importante, tanto da occupare il linguaggio? E perché è una parola chiave, che dice non solo che cos'è la peste, ma che cos'è la nostra condizione. E la nostra condizione niente la esprime meglio che il contagiare e l'essere contagiati. Ciò che ci obbliga, ci impone a tutti noi di prendersi cura gli uni degli altri, ci piaccia o non ci piaccia, come dell'unica possibilità che abbiamo di venire fuori dalla peste. Prendersi cura gli uni degli altri. Non scappando. In tutti i grandi racconti della peste c'è sempre questa idea di fuggire, liberarsi dalla peste fuggendo, e non è così. Il più perfetto smascheramento ce l'ha dato Camus in quello che è uno dei capolavori delle storie della peste. Questo per quello che io aggiungerei anche Sergio quel bellissimo commento che tu fai nel tuo libro
anche alla strada di Cormac McCarthy, no? Dove diciamo questo che è l'ultimo padre con l'ultimo figlio, no? A un certo punto questo padre si deve prendere cura del figlio, ma è chiaro che non potrà scappare, non potrà salvarlo, perché non c'è più questo aspetto, no? Quindi questa e infatti mi sembra che anche lì in un altro modo sia questa dimensione della solidarietà quando il bambino incontra quelli che non lo mangeranno, no? sono buoni. Di edibili, dico, no, esiste ancora la bontà. Il mondo è diventato quello che diventa, un mondo dove la peste, dove il male trionfa, dove homo homini lupus è per forza di cose, dove manca la possibilità stessa di sopravvivere, dove sopravvivere è possibile solo uccidendosi gli uni gli altri. È chiaro che non esiste più il bene e il male, e invece esiste anche in quel mondo lì una, quantomeno una possibilità di bene esiste. Il padre la testimonia al figlio, appunto prendendosi cura di lui in un mondo dove non c'è più futuro per nessuno, tantomeno per un bambino. Ma il fatto che si sia preso, poi il padre muore, ma arriva qualcuno e il bambino intuisce subito chi è questo qualcuno: sono i buoni, no? I buoni esistono ancora, perché da chissà quale profondità, una profondità, il male è un fenomeno di superficie, come Hannah Arendt l'ha spiegato benissimo, il bene invece è profondo, il bene infatti non si vede, il male è dappertutto, il bene dov'è? Ma è, dove meno in Grossman, tu citavi prima Grossman, c'è questo episodio della donna di paese che ai soldati, sono soldati italiani che stanno tornando dalla Russia, ed erano truppe di occupazione, intendiamoci, non è che erano lì a fare una scampagnata, e questi soldati che stanno tornando, morendo eccetera eccetera, questa donna a uno di loro dà una tazza di latte tiepido, e questo, il male ha trionfato. Ma quella tazza di latte è più forte di tutto il resto. Ontologicamente, uso per la seconda volta questa parola, è pur cause, ontologicamente, cioè dal punto di vista della realtà, quella tazza di latte è infinitamente più reale del disastro, della catastrofe. Ecco, questo per quello che riguarda la paura, brevemente, perché Non voglio esagerare, sulla spersonalizzazione. Questo è un bellissimo tema che meriterebbe una grande riflessione, e anche su questo come ci aiuta Manzoni, perché solo lui sia in grado di farlo, di dirle queste cose giuste al momento giusto. Avete mai fatto caso che il tratto più caratteristico del bene, qualunque cosa sia, anche qui, ma non sono le definizioni filosofiche che importano, che cosa sia il bene lo sappiamo quando ci viene fatto o quando lo facciamo. Il bene ha di suo proprio, che è sempre personale, è sempre, appunto, ho fatto l'esempio della donna umile che dà una tazza di... è quella donna lì, sembra di vederla. Tutto il resto, il male, la catastrofe, è assolutamente spersonalizzato, più nessuno ha nome, e tutto è una massa caotica e fantasmatica, è un agglomerato buio, cupo, impenetrabile, dove più nessuno ha nessun nome, più nessuna figura riconoscibile. Il bene no, il bene è personale. Ecco, quando Manzoni, in quel straordinario gioco dei due fratelli, per cui uno attraverso la peste, cioè attraverso l'esperienza del male che lo ha devastato, ritrova ciò che lo faceva simile al fratello scemo, al fratello incantato, per cui non si possono più distinguere i due, anzi non si sa più chi è l'uno, chi è l'altro. Ecco, questa spersonalizzazione è uno dei tratti del male,
Il male spersonalizza, tu non sei più tu. Tu non hai più il tuo volto. Il volto è quanto di più proprio, di più nostro, di più intimo, sacro abbiamo. È quello che ci fa riconoscere, perché è legato al bene. Là dove il male vince, non c'è più questo legame è spezzato. Ed ecco la spersonalizzazione. Eichmann, chiunque poteva fare quello che ho fatto, chiunque avrebbe fatto quello che io ho fatto se fosse stato al mio posto. Infatti non era più il signor Eichmann che faceva quello che ha fatto, era chiunque. Ma questo non assolve, anzi proprio il contrario, questo è colpa, è un aggravio di colpa, la spersonalizzazione, non è una soluzione. E torniamo al Deus dementat. Sì, Dio quando ci vuole perdere ci fa impazzire, ma sul crinale dove da una parte siamo assolti o quantomeno alleggeriti della nostra colpa perché non sappiamo più quello che facciamo, e dall'altra il nostro precipitare nella follia è a carico nostro, è a carico nostro. Ecco, è sempre qualcuno che fa il bene, questo mi ha impressionato. Quando cioè, è sempre uno, è sempre una persona, è sempre un io che fa il bene. Quando hai citato Grossman e questa immagine della tazza di latte, ecco, nell'ultimo brano mi sembra che ci sia questo aspetto, cioè Renzo che ha tutti i motivi per ammazzare Don Rodrigo a un certo punto si trova nella condizione di cambiare il suo racconto, perché non è solo un atto pietistico quello che ha nei confronti di Don Rodrigo Morente, ma è un preparato da Padre Cristoforo proprio un cambio di prospettiva, di direzione, anche del racconto di sé, dove lui in fondo si ritrova. Comunque leggiamolo e poi ne parliamo. E presa la mano di Renzo e strettala come avrebbe potuto fare un giovine sano, si mosse. Quello, senza osar di domandar altro, gli andò dietro. Dopo alcuni passi, il frate si fermò vicino all'apertura di una capanna. Fissò gli occhi in viso a Renzo con un misto di gravità e tenerezza e lo condusse dentro. La prima cosa che si vedeva nell'entrare era un infermo seduto sulla paglia nel fondo. Un infermo però non aggravato e che anzi poteva parer vicino alla convalescenza, il quale, visto il padre, tentennò la testa come accennando di no. Il padre abbassò la sua con un atto di tristezza e di rassegnazione. Renzo intanto, girando con una curiosità inquieta lo sguardo sugli altri oggetti, vide tre o quattro infermi, ne distinse uno da una parte, su una materassa, involtato in un lenzuolo, con una cappa signorile indosso, a guisa di coperta. Lo fissò, riconobbe Don Rodrigo, e fece un passo indietro, ma il frate, facendogli di nuovo sentire fortemente la mano con cui lo teneva, lo tirò a piede del covile e stesavi sopra l'altra mano accennava col dito l'uomo che vi giaceva. Stava l'infelice immoto, spalancati gli occhi ma senza sguardo, pallido il viso e sparso di macchie nere, nere ed enfiate le labbra. L'avreste detto il viso d'un cadavere, se una contrazione violenta non avesse reso testimonio d'una vita tenace. Il petto si sollevava di quando in quando con un respiro affannoso.
La destra, fuori della cappa, lo premeva vicino al cuore, con uno stringere adunco delle dita, livide tutte, e sulla punta nere. Ecco Sergio, l'ultima proprio propaggine della nostra conversazione riguarda quello che emerge qui e che giavano mentre Giovanni Franzoni leggeva alcune parole che tu usi nel tuo libro, no? Perché qui Renzo non incontra solo Don Rodrigo, incontra in qualche modo il destino, il senso del destino. Cioè incontra chi è lui, no? E tu nel tuo libro tracci un interessante e importante legame tra destino, colpa e libertà. E qui mi sembra che si raggrumino questi tre punti, no? Anche nella distinzione un po' tra il fatto greco, dove la libertà non c'è, no? E invece questa dimensione dove la libertà è chiamata in gioco prepotentemente, no? Come nell'azione che padre Cristoforo induce a compiere liberamente però a Renzo. Sì, destino, colpa, libertà, sono tre categorie che definiscono due mondi. Il mondo greco e il mondo cristiano, che sono legati, lo sappiamo bene, è impensabile tanto pensiero cristiano, tanta teologia cristiana senza il pensiero greco. Quelle sono le categorie, quelli sono i concetti. E tuttavia c'è un punto, e questo è uno di quei punti in cui i due mondi appaiono davvero separati e quasi inconfrontabili. Ecco, dire quasi inconfrontabili è dire troppo. Per fortuna c'è il quasi, e quindi non ho detto inconfrontabili, e un confronto me lo posso concedere ugualmente. Su che base li possiamo accostare, salvo poi riconoscere come i due mondi siano separati? Partendo da queste categorie. Libertà, anzitutto. Colpa, dove la colpa è un fatto di responsabilità, non un semplice fatto. Dove il destino arriva a essere pensato come qualche cosa di cui io devo rendere conto. Questo è un pensiero davvero, davvero profondo. Come si fa a rendere conto del destino? O c'è il destino o c'è la responsabilità? E invece no. Pensate che questa idea che poi il cristianesimo avrebbe sviluppato e portato alle estreme conseguenze, nel senso di affidare all'uomo la creazione stessa, il fallimento o il compimento della storia della salvezza affidate alle mani dell'uomo, una cosa assolutamente, i greci non potevano neanche immaginarla, una cosa del genere. E noi questo lo sappiamo, è così, dipende dall'uomo, e nessuno di noi può più o meno niente, e però a ciascuno di noi viene chiesto di rispondere. Rispondi di che cosa? Di tutto. Questo pensiero della responsabilità per il destino aveva già sfiorato quella mente che è stata sfiorata da tutti i pensieri che poi sarebbero stati pensati successivamente, come ha detto Cassirer, Platone. Platone nel mito di Er racconta questa favola, un mito inventato da lui, perché quando
gli mancavano i concetti, e a lui non è che mancassero tanto i concetti, ne aveva, ma quando è lui a dirlo, ricorreva alle favole, ricorreva ai miti. Che cosa ci racconta il mito di Er? Ci sono alcuni in attesa di, alcune anime in attesa di incarnarsi. Uno, Er, viene chiamato a scegliere. A scegliere che cosa? In chi incarnarsi. E gli si fa vedere quello che è rimasto. No, non molto, perché il mondo dura già da tanto tempo e quindi i pezzi meglio forse sono già stati presi. Questa è un po' l'idea del mito di Er. Però è rimasto ancora qualche cosa. Er sceglie, sceglie la vita che poi effettivamente farà. La vita che effettivamente farà, nel momento in cui la fa, nel momento in cui è nato e poi via via tutto il resto, gli sembra che non sia lui a decidere. È lui che si è trovato con quella faccia, con quel corpo, nato lì da quei genitori, un determinismo totale. Ciascuno di noi pensiamo, no, perché sono nato io in una risaia? Potevo nascere in 100.000 altri posti, no, in una risaia, così. Potevo essere più intelligente, e invece quello è quello che mi è stato dato, vedi un po' di fare il meglio che ti riesce con quello, e così via. Perché, dice Platone, in realtà la vita che tu stai facendo via via l'hai scelta ab origine, e sempre di nuovo la scegli, tanto è vero che la stai facendo, e non sei affatto morto, e nessuno vorrebbe cambiare la sua vita, per quanto miserabile e insignificante sia, con la vita di nessun altro. Pensiero che torna anche in Leopardi questo. Perché nessuno vuole cambiare? Certo che io vorrei essere più bello, più ricco, più giovane, più intelligente, più famoso, più tutto. Ma non è che voglio essere quello là. Voglio essere me stesso, questo non è possibile. Nessuno vuole cambiare la propria vita con quella di un altro. Perché? Perché la vita che stai facendo l'hai scelta ab origine, mito di Er, e di fatto la scegli giorno dopo giorno. Ti scorni, non sei contento, soffri, tutto quello che vuoi. Ma alla radice della tua vita c'è un sì che tu, finché sei vivo, dici alla tua vita. E anche quando tu decidessi di suicidarti, probabilmente lo fai in nome di quella vita che vorresti fare e che non stai facendo, o meglio, ma che è pur sempre la tua vita, non la vita di un altro. Alla radice della vita, di ogni vita, c'è la libertà, c'è la responsabilità. Non c'è responsabilità senza libertà, come è ovvio, non c'è libertà senza responsabilità. Questo pensiero è stato in Grecia pensato per la prima volta da Platone, ma poi, diciamo pure, lasciato cadere, perché la libertà è diventata una questione politica, e la libertà politica è quanto di più importante ci sia. La libertà è diventata una questione di libertà di e libertà da. Essere liberi dal bisogno, per esempio, è importante. Essere liberi di fare questo e quell'altro è importante, ma la libertà in quanto tale, la libertà come quel sì che io dico alla vita, alla mia vita, de profundis, e quel sì che fa sì che io mi riconosca nonostante tutto, tutte le magagne possibili e immaginabili, nella vita che sto facendo. Ecco, questa è una libertà che entra in gioco con il cristianesimo. La responsabilità che ci fa responsabili di tutto nei confronti di tutti gli altri. Di tutto, ma anche della guerra, di questo, di quello, di tutto. Non fosse altro che per un atto di omissione, per non averci voluto pensare, per esserti girato dall'altra parte. Questa è la libertà folle, se volete, non greca, che aveva sfiorato la mente di Platone, ma che poi il cristianesimo ha portato alle estreme conseguenze.
Grazie Sergio, io non aggiungerei altro, mi venivano 3.000 domande, ma chiudiamo così, almeno sei al sicuro. Grazie.